YouTube chi? Instagram chi sei? È arrivato finalmente il canale Viola. Link nel primo commento. E con Amazon Prime puoi fare la sub totalmente in maniera gratuita, senza spendere neanche un euro. Amici miei, benvenuti in questo nuovissimo video. È nostro malincuore. Siamo qui per esprimere il nostro rammarico per questa cosa qua, Lolle. Tra l'altro mettete un mi piace se anche voi siete rammaricati per questa cosa, proprio non ci voleva, ragazzi. Una notizia bomba. Che è successo? Una bomba? No, dove? No, no, non si può dire. Lo diremo alla fine, ragazzi. Allora, siamo qui nella mappa del Doomsday. Allora, per quelli che hanno detto: ehi, ma story, ma c'è questa mappa che è del Doomsday. È una cagata, ragazzi. Stiamo facendo un sacco di fake news in giro su in rete. Questa qua è semplicemente un concept della mappa. Praticamente hanno inserito all'interno della creative questa cosa qua che poi potete attivare e capire più o meno come potrà strutturarsi poi il Doomsday Event, che è un mini spoiler, ma nulla di che, nulla di particolare. Ve lo facciamo subito vedere. Start Event. Ah, l'evento starta in 4, 3, 2, 1. Buon anno. Una cacata, ragazzi. Le animazioni probabilmente sono le stesse che poi vedremo durante l'evento, quello sì. Fate qualcosa ora. Praticamente ci saranno le cose lì per terra, sott'acqua. Ah, si avviano tutte le strutture sott'acqua, i bunker sotto. E succederà qualcosa. Ovviamente questa è tutta una roba. Ora siamo dentro la tempesta. Ora siamo dentro la tempesta, nulla di particolare, ragazzi. Quindi questo è quello che più o meno succederà. Non focalizzatevi esattamente sulle animazioni che vedete, ma sugli effetti grafici, che più o meno saranno questi qua, ecco. Diciamo, gli effetti grafici saranno molto probabilmente questi. Nulla di particolare comunque. Allora li finisce qua l'evento. Oddio, oh, secondo me no. Ci ha sparato sopra. Vediamo, questo è tutto un concept, non ha nulla di particolare, nulla a che vedere con l'evento vero. Adesso dovrebbe esplodere l'agenzia e buona. Bello però, l'ha fatto bene questo concept, questo tizio. Praticamente avviate sta cosa, esplode la palla e vedete tutto bianco. Nulla di particolare. E qua io però vedo tutto allagato in teoria, Lolli. Fatto da un player, nulla di particolare. Quindi Lolli, adesso possiamo andare finalmente alle notizie quelle vere. Questa era una roba che è uscita qualche settimana fa. Nulla di interessante in realtà. Con il nostro rammarico. Allora, che è successo? La season doveva uscire, Lolli, quando? Il 4 giugno? È stata rimandata 25 volte. Doveva uscire ad aprile, la nuova season. Hanno di rimandarla a maggio. Da maggio hanno ben deciso di rimandarla a inizio giugno. E da inizio giugno hanno deciso di ben rimandarla a metà giugno. Lolli, un comportamento davvero, come diremmo noi, ineccepibile. Esattamente. Ok, Sony, che ha rimandato l'evento. Ok, COD, che ha rimandato l'evento. Oh, Fortnite, ragazzi, è da aprile che sta rimandando. Sembra una presa per il culo questo. Capisco gli eventi assurdi che sono successi in America. Però, ragazzi, qua sembra che si voglia a fare gli antirazzisti solo quando conviene alla gente, ok? Posto che quella cosa, quello che è successo in America è una roba assurda che non deve assolutamente succedere, ma questa mi sembra un po' una presa per il culo. Procediamo alle cose serie adesso, perché è stata rimandata appunto al 15, quindi sì. L'evento è il 15, giusto? Esattamente. E la season sarà il 17. Questo è confermato, salvo che l'Epic Games non faccia altre cacate, credo. Non faccia altre. Mi auguro e spero di no. C'è questa stringa qua, ragazzi, che ci dice che durante l'evento l'energia del dispositivo diventerà blu, Lolli. Quindi non è viola, non è gialla, è blu. Probabile che cambia colore. Curve, fritter, color, energy, blu. Praticamente probabilmente avremo un cambio di colore nel dispositivo di Mida. Quindi Lolli l'avevi detto. L'icona del gioco su PlayStation è cambiata, Lolli, che sia uno spoiler della season allagata. Sì, e ne potremmo pure parlare di questa cosa qui. La fonte di quello che vi diciamo è Fortnite Space Leaks. Quindi joinate nel gruppo se non siete ancora dentro. Alcuni utenti sentono il rumore dell'acqua all'interno dell'agenzia su PS4. What? Ma quello lì è un'altra cosa. E praticamente quando tu vai sotto l'agenzia è probabile che senti dei rumori dell'acqua che sta sotto l'agenzia. Quindi è come se si stesse alzando. È un bug dell'evento, che quindi significa che la mappa si allagherà quasi al 100%. Interessante questa cosa. Il video sotto invece: alcuni nostri utenti sentono questo suono da altri dispositivi. Quindi anche da altri dispositivi si sente l'acqua, sì. Quindi non è solo un bug di PC, di PlayStation. È un bug generale anche di quelli che stanno da telefono. E se non fosse un bug, semplicemente che l'acqua si sta alzando e basta? Esattamente. Molto quindi interessante questa cosa. Molto interessante. Tra l'altro ovviamente ormai si sa quasi più o meno tutto dell'evento. Spoiler Season 3, secondo fonti molto vicine ad Epic Games, la prossima mappa non sarà del tutto allagata e inoltre l'acqua si prosciugherà. E ogni volta che succede questa cosa scopriremo 1 o 2 nuove città. Attenzione, si trattano di leaks che potrebbero non essere veritieri, ma in teoria la fonte di questo leak potrebbe essere molto vera. Man mano che il tempo avanzerà scopriremo nuove città? Sì, però sinceramente dubito che sia così tanto pesante l'azione, perché comunque se uno ci pensa 1 o 2 città comunque in Fortnite sono tante. Secondo me avremmo questa cosa qui, si scopriremo 1 o 2 città ma ogni settimana. Ah, 1 o 2 nuove città nuove? Ah, se sono nuove significa
significa che ci sono due città nuove, quindi in una botta le becchiamo tutte, perché rivoluzionare di nuovo la mappa con tutte altre nuove città mi sembra abbastanza impossibile come cosa. Interessante, comunque scopriremo questa cosa settimana prossima. Lolli, io non ho capito questa cosa qua del video vecchio, praticamente della season, allora, non mi ricordo la season 3, spiegamelo tu. In questo video noi possiamo vedere John C. Bunker, boss della battaglia sopra, e cerca di chiedere aiuto perché sei in un'isola deserta. E da una scatola prende la flare gun, che sarebbe il Bengala, che è un razzo di segnalazione. Lui lo prende e lo spara contro il boss e casca. Niente, non succede niente. Esattamente come 20.000 like. Possiamo notare una cosa. Andando a 16 secondi, ok, tu vedi la scatola, no? Flare gun. Sì, sì, okay. Sì, sì. Se tu guardi sotto flare gun, ci sono numeri. Dei numeri. Ok. ID 1106, che era esattamente il giorno in cui doveva uscire questa season. No! Lasciamo l'ultima posticipazione, che comunque non era in programma. Seriamente non era in programma e ci sta. Però se tu ci pensi, l'Epic Games ha fatto apposta a rimandarla fino all'11.06 proprio per questo motivo qui. No! Sì, perché poi un utente di Epic Games, questo qui è un altro leak, ha affermato che nella prossima season possiamo continuare a prendere le skin oro. Quindi significa che la season è l'11.06, anche se non è l'11.06 ed è il 18, quello 18, che è. 15, ma sì. Comunque l'11 ci deve essere la season, è molto probabile aggiungeranno la flare gun, che penso. L'unica cosa positiva di quest'arma è che potrebbe richiedere degli airdrop di aiuto. Non ho capito questa storia qua delle coincidenze. Guarda l'immagine sotto. Allora, l'immagine della che tu vedi sopra. Ah, è sì, è quella della PlayStation, ok. Esattamente l'immagine della PlayStation, che è identica all'isoletta che c'è dove sta John C. Bunker sotto, che è deserta. Poi la parte più bella è una, Stormy. Se tu vedi l'immagine della PlayStation, l'isoletta è uguale all'isoletta di SpongeBob. No, collaborazione con SpongeBob, dici, Lolli? Spiegami questa cosa qua, Lolli, dell'immagine di Fortnite su PS4 e il John C. Bunker. Allora, sempre parlando dell'immagine di PS4, noi possiamo notare che sotto è l'immagine dei 4-byte, che sono quel vecchissimo disegno dove al centro veniva rappresentato lo scontro tra Doggus e Cactus. Esatto. Noi in questo disegno possiamo notare che ci stava già scritto che ci doveva essere questo evento, cioè. Ah, sì, che ci sono le palme sotto, lol. Esattamente. Quindi noi praticamente avevamo già to, come dire, nelle nostre mani. Ed è probabile, infatti, che il mostro che non abbiamo ancora scoperto all'interno del 4-byte. Ah, quello in basso a destra. Esattamente, perché ripeto, quel mostro non l'abbiamo ancora visto. Noi abbiamo visto il mostro centrale tra Doggus contro Cactus. Ve lo faccio vedere, ragazzi. È questo qua il mostro di cui sta parlando Lolli. Ed effettivamente, se il 4-byte è la nostra fonte principale per scoprire gli eventi, Lolli, potresti avere ragione. Molto interessante questa infatti cosa. È probabile che il robot che se n'è andato in cielo ritorni in questa mappa ad aiutarci con l'altro mostro. Andiamo avanti, Lolli. Signor Mostarda, ragazzi, ha cambiato immagine. Ricordiamo, sì, ha cambiato immagine. Salutiamo, so che ci segue qua sempre, sì, nei Fortnite, sì. So che prende le nostre idee per fare le sue storyline. Signor Donald Mostarda, come sapete, quando lui cambia qualcosa nel suo account di Twitter, diciamo che ci sono degli spoiler poi della season successiva. Lolli, in questo caso ci vedo del mare. A meno che lui non sia in vacanza a spendere tutti i soldi delle skin che le abbiamo dato. Esattamente, mi auguro di no, perché ci doveva dare una percentuale. Però sono dettagli. La spiaggia probabile che indichi l'innalzamento dell'acqua. L'unica cosa che penso. Questa cosa qua, ragazzi, la sappiamo già. Sappiamo più o meno che cosa succederà durante l'evento. Ve l'abbiamo detto già nel video scorso. È ufficiale, è uscito questo, l'ufficialità del fatto che la season sia stata rimandata al 17 giugno. L'evento invece è il 15. Tra l'altro vi ricordo che io e Lolli saremo in live sul canale Viola. Vi lascio qua sotto il link in descrizione, yes, se volete vedere l'evento insieme a noi. Quindi c'è questo messaggio qua in cui c'è scritto: gli ultimi eventi ci ricordano in maniera pressante le ingiustizie della nostra società. Ragazzi, questa sembra una mega paraculata. Si poteva gestire molto meglio. Allora, questo è successo invece settimana scorsa. Abbiamo aspettato a farvelo vedere perché dovevamo far uscire il video appunto in questi giorni pre-evento. Solo che la season ha deciso di essere rimandata. Dopo che Mira attiverà il suo dispositivo, l'agenzia verrà distrutta. Come possiamo vedere nelle immagini. Tante immagini, tra l'altro. Abbiamo tante cinematiche di questa cosa. Tra l'altro, trovate nei file di gioco. Però, scusami, Lolli, sì, ma nella prima foto l'agenzia non si trova esattamente lì dove doveva no, stare. Però se ti ricordi la vecchia isola volante? L'avevamo trovata dentro i file di gioco, esattamente come l'agenzia che ora sta a parco. L'avevamo trovata dentro il vulcano. Ah, semplicemente vero, perché è messa a cavolo. È un punto in cui si può vedere. Quindi non c'entra niente questa cosa, non sarà a Parco Pacifico. E l'agenzia verrà distrutta, non si sa da che cosa. Il dispositivo del Doomsday sta sotto l'agenzia. Però la cosa che non capisco è perché l'agenzia viene distrutta da Mida e poi la conquistano le ombre, cioè la fazione nemica. Queste intanto, ragazzi, sono le immagini un po' creepy dell'agenzia che verrà distrutta. A meno che i Shadow, a meno che le ombre non facciano qualcosa loro attraverso il razzo che sta dentro la centrale nucleare. È probabile.
probabile che in verità si prendono loro il controllo e spaccano tutto, e quindi l'evento di Mida non riesce a funzionare. Nei file di gioco possiamo notare che è stata trovata questa skin che si chiama Wildcat, che uscirà forse a breve nello shop. Ci sono tre simboli che rappresentano vecchie season, come ad esempio season la 4 centrale, la season 4 esattamente, che è la skin alla deriva. Mi sembra che ci sia o un orsetto, sì, potrebbe essere quello là, l'orsetto quello rosa, esatto, e poi sotto mi sembrano dei riferimenti a Deadpool, ai pantaloni che stanno come bandiera di Deadpool sopra l'agenzia, sopra Sabbisurata e così via. Quindi è probabile che tutti questi tre oggetti rappresentino uno spoiler della prossima season. Siamo all'agenzia a vedere un po' com'è la situazione dei nostri bunkerini che stanno qui sotto. Allora, rispetto all'altra volta poco è cambiato, credo, Lolli. Esattamente, poco è cambiato. Il gioco doveva rivelare il contenuto di queste cose in questi giorni, solo che hanno rimandato di una settimana. Diciamo che la situazione è sempre la stessa, l'agenzia per il momento è salva. Io ringrazio il signor Lolli per essere stato con me e averci dato questi spoiler, questi leak. Grazie a te. Un saluto anche ai ragazzi di Fortnite Space che ci aiutano ovviamente tutte le settimane con i leak per portarvi appunto questi video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!